di approfondimento su quei personaggi che ho appena accennato nella precedente lezione, questi socialisti utopisti. I rimedi contro i costi umani e sociali del progresso divennero l'argomento principale dell'impegno culturale e politico degli intellettuali e dei governi. Certo, perché la questione sociale si fa giustamente presente, sempre più presente nelle aule della politica. Nel Settecento il centro del dibattito era stato il problema del riformismo costituzionale, come rappresentare politicamente le opinioni, come formare la volontà generale, come far funzionare in maniera equa le istituzioni, far pagare le tasse a tutti, migliorare la giustizia o la pubblica istruzione. Nel Settecento ci si era dedicati fondamentalmente a tematiche politiche, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico, leggi, rivoluzione francese. Si erano gettate le basi degli strumenti della politica liberale, fondamentalmente, no? E quindi il principio di rappresentanza, la tassazione, la giustizia, ma le tematiche sociali, economico-sociali, erano rimaste in ombra. Non del tutto, se vi ricordate le fasi più concitate della Rivoluzione francese, il famoso maximum dell'epoca giacobina. Le politiche sociali pure erano state prese in considerazione. Ma insomma, i temi più scottanti dal punto di vista teoretico avevano riguardato le questioni politiche, politico-istituzionali, più che le questioni socio-economiche. Insomma, l'economia non era ancora scienza così presente, così onnipresente come lo è oggi. Oggi siamo arrivati addirittura, Rebecca, se ci pensi, all'opposto, nel senso che il discorso dominante dal punto di vista teoretico, anche dal punto di vista dei media, è il discorso economico, e quello politico in subordine al discorso economico, no? A fare da padrone quello scenario lì. Ecco, nel Settecento ancora era la politica a dominare, anche nell'Ottocento per carità, però la questione sociale inizia a essere decisamente pressante, no? Queste masse di operai più o meno sfruttati, no? Le città che si popolano di persone a volte disoccupati, prostitute, la piaga dell'alcolismo. Questi primi tentativi di auto-organizzazione degli operai, no? All'inizio dell'Ottocento in Inghilterra, perché per il momento il fenomeno è squisitamente inglese, poi si estenderà al resto d'Europa. Ecco, si organizzano e creano queste prime trade unions, che sono l'antenato del sindacato. Ancora i sindacati non esistono, i sindacati sono istituzioni che nascono alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, o oggi praticamente ne rimane il nome, ma si sono quasi del tutto estinti. I sindacati sono delle associazioni che all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra nascono spontaneamente come associazioni di lavoratori, i quali hanno tutti quanti in comune il medesimo interesse dei lavoratori è quello di avere un orario di lavoro più dignitoso, più decente, una paga sufficiente a mettere d'accordo il pranzo con la cena, avere una cassa mutua per i casi di infortunio sul lavoro, immaginare un qualche tipo di assegno pensionistico quando non ce la si farà più a lavorare, cioè quelle tematiche che sono presenti anche a noi oggi, sono diritti che fino a qualche decennio fa sembravano definitivamente acquisiti, oggi purtroppo, come sapete, si vanno sempre più perdendo, insomma, come la sanità, cioè istituzionalmente esistono, a livello valoriale sono ancora importanti perché ce ne riempiamo la bocca, ma di fatto non è così, quindi se stai male devi ricorrere alla sanità privata e se ti vuoi costruire una pensione degna di questo nome devi anche tu provvedere per conto tuo, privatamente, se puoi farlo. Ma insomma, qui siamo ancora all'inizio dell'Ottocento. Quindi associazioni che nascono spontaneamente. E nascono spontaneamente perché, a differenza del lavoro nelle campagne, il lavoro dell'operaio, in queste fabbricone che a volte mettono insieme centinaia, ma si arriva anche a 1.000, 2.000 persone, se sono fabbriche particolarmente grandi. Il lavoro dell'operaio è un lavoro che si fa gomito a gomito e quindi la gente parla, sta insieme, si creano dei rapporti di solidarietà
che difficilmente si creano nelle campagne. Nelle campagne c'è la comunità allargata dei contadini, ma ognuno coltiva il suo campo, bene o male, poi ci si vede la domenica in chiesa, in parrocchia, o ci si vede al momento della fiera per scambiare quei quattro prodotti alimentari. Invece l'operaio per 12-15 ore fa vita comune, vita a volte drammatica, operaio o minatore. Si creano dei rapporti di solidarietà simili a quelli che si creano in trincea tra camerati, tra soldati, perché si rischia a volte la pelle insieme e si fa un lavoro assolutamente massacrante. E quindi i rapporti di solidarietà sono presto detti, nel senso che se il tuo compagno subisce un infortunio grave e tu sai che il tuo compagno vive Dio, ha una famiglia da mantenere, 5 figli, una moglie, e quello non può più lavorare, e allora viene quasi spontaneo fare una colletta, dire beh, ognuno di noi mette una moneta, e questo non può lavorare, che facciamo, li condanniamo a morte? E spesso e volentieri poi si vive tutti insieme nello stesso slang, per così dire, nella stessa bidonville, e quindi magari l'operaio che ha subito questo infortunio è un mio vicino di casa, si fa per dire. Quindi questi rapporti di solidarietà nascono quasi automatici, poi vengono formalizzati con queste trade unions, che sono dei veri e propri antesignani dei sindacati, quindi delle persone che si occupano, continuano a fare gli operai, ma insomma magari sono in parte dispensati dal lavoro, come capita anche oggi, no? I rappresentanti sindacali hanno diritto a delle ore di permesso aggiuntivo perché devono curare gli interessi dei lavoratori. E quindi dialogano col datore di lavoro. A scuola il datore di lavoro è dirigente scolastico, è un pochino, una cosa un pochino artefatta in realtà, ma noi siamo dipendenti dello Stato e dunque il nostro datore di lavoro è lo Stato, nella persona, nella fattispecie del dirigente scolastico. Oggi funziona così. All'epoca è il padrone della fabbrica, va da sé. Si chiama quindi trade unions. Ora il punto, ed è un cammino lungo, molto lungo, è quello di avere anche una rappresentanza in Parlamento, mi capite? Perché in Inghilterra sì, c'è un sistema liberale, votano alcune centinaia di migliaia di persone, ma votano soltanto quelli che hanno un certo censo, e quelli che hanno un certo censo sono o i padroni terrieri nelle campagne, oppure i padroni delle fabbriche, o diciamo mercanti, persone che possono pagare le tasse. E quindi l'operaio no, il contadino no. Allora il punto è far arrivare queste istanze in Parlamento e tradurre queste istanze, cioè queste richieste che vengono dal basso, in materia di legge, in materia legislativa. Per fare questo è fondamentale avere una rappresentanza politica, cioè un partito politico che curi i nostri interessi. I partiti politici, come sapete, sono sostanzialmente due: i Tories e i Whigs, che nel corso dell'Ottocento diventeranno liberali e conservatori. È un pochino lo stesso sistema che c'è oggi, no? E quindi i conservatori stanno più dalla parte, curano più gli interessi dei grandi proprietari fondiari delle campagne, quindi la nobiltà elevata dei lord, oppure i piccoli proprietari terrieri, la bassa nobiltà, questi Ironman, questi arricchiti, questi borghesi che hanno investito nelle campagne, no? E poi invece i liberali, i Whigs, inizieranno a fare gli interessi dei borghesi, di quelli della città, e quindi anche degli imprenditori, quelli che hanno messo sulla fabbrichetta, per così dire, che quindi pagano le tasse. E gli interessi dei lavoratori? Gli interessi dei lavoratori per il momento non li soddisfa nessuno, non li rappresenta nessuno. Nascerà poi successivamente, ma dobbiamo attendere la seconda metà dell'Ottocento, il Partito del Lavoro, il Labour Party, Partito del Lavoro, che è una sorta di antesignano di quelli che sono poi, saranno successivamente, i partiti socialisti. L'Inghilterra da questo punto di vista è un'apripista, però ha una storia poi anomala in un certo senso, perché crea queste istituzioni, ma poi queste istituzioni, leggi, i partiti socialisti, prenderanno forma, per come li conosceremo poi nel XX secolo, non in Inghilterra ma sul continente, leggi in Germania, in Francia e poi anche in Italia. Cioè gli inglesi non avranno mai un partito socialista, ancora oggi hanno un Labour Party,
che non è un partito socialista, propriamente detto, non hanno mai avuto un partito comunista, per quanto se ci pensate la prima Lega dei Comunisti, quella per cui viene scritto nel 1848, viene pubblicato il manifesto del Partito Comunista, quello di Marx, Engels, gli era stato commissionato da questa Lega dei Comunisti, una Lega più o meno improvvisata che avrà una breve vita, di Londra. Cioè loro scrivono un testo su commissione e gli era stata commissionata in quella temperie storica particolare che è il 48, no? Un'ondata di rivoluzioni che sconvolge l'intera Europa, di cui poi parleremo. Il termine comunista paradossalmente anche in questo caso nasce lì, ma poi si estingue, poi Marx e Engels sono tedeschi, comunque sono di lingua tedesca, no? E quindi poi il manifesto del Partito Comunista, tradotto in tutte le lingue europee, fin anche in cinese, diventerà, come dire, il manifesto fondamentale del marxismo, uno dei manifesti del marxismo. Però in Inghilterra attecchirà di meno questa cosa. Però le prime istanze sociali, la prima richiesta di rappresentanza nasce in Inghilterra, perché lì c'è stata la prima rivoluzione industriale. Quindi ricordatevi Trade Unions come antesignano del sindacato, e anche quel movimento luddista, questo John Ludd, nasce anche lì in Inghilterra. All'inizio dell'Ottocento il luddismo, che cosa? Prende nome dal nome di questo personaggio, no? Un po' uno Spartaco, uno spartachismo, no? E questo John Ludd a un certo punto guida una rivolta contro le macchine. Quindi dire luddista significa oggi, ieri come oggi, significa prendertela con le macchine, perché le macchine tolgono lavoro agli uomini, agli esseri umani. Quindi le battaglie che oggi qualcuno di noi potrebbe fare contro i computer, contro l'intelligenza artificiale o contro Mr. Google, sarebbero delle battaglie di retroguardia dal sapore luddista, ecco, se uno vuole usare un termine particolarmente raffinato, nel senso che questi qua, da contadini trasformati in operai i quali a volte si vedono togliere il posto di lavoro dalle macchine, perché nuove tecnologie si succedono a precedenti tecnologie meno raffinate, quindi quella macchina lì richiedeva 30 operai per farla funzionare, nuova macchina di 20 operai licenziati, me ne bastano solo 10. E quindi l'idea è che o ammazzo l'imprenditore, oppure prima di ammazzare l'imprenditore, Dio ce ne scampi e liberi, faccio a pezzi la macchina, il mio nemico è la macchina. Da qui il movimento luddista che adesso vi ho raccontato per sommissimi capi. E allora, vediamo le proposte teoretiche di questi socialisti utopisti. Con l'avvento del capitalismo divenne prioritario il problema dello sviluppo e i suoi drammi, no? Come alleviare la miseria salvaguardando la crescita industriale, assicurare a tutti un posto a tavola e, prima di dar voce alle loro idee, rispondere ai loro impellenti bisogni. E questo problema se lo pongono gli stessi imprenditori, cioè non è che sono tutti così spietati e figli di buona donna, no? Nel senso che sì, va bene, gli interessi, l'utile, però insomma, io mi rendo conto che poi un imprenditore intelligente si rende conto che per continuare a fare utili deve comunque salvaguardare i suoi operai, così come il buon padre di famiglia, grande latifondista e schiavista delle piantagioni di cotone in Virginia, i suoi schiavi li tratta bene, oddio, con la stessa visione con cui si tratta bene un cavallo piuttosto che una pecora o un mulo, lo tratto bene, è uno strumento di lavoro, per vederla in termini cinici. Oppure no, provo anche della simpatia umana, ma insomma rimane il fatto che io li posso sfruttare fino a un certo punto. Devo poi assicurare loro delle condizioni di vita dignitose, o comunque, se il problema non me lo pongo io, le istituzioni pubbliche se lo devono porre, qualcuno se lo deve porre. Perché se trasformo una massa di persone in una massa di disperati e quindi subentra una serie di problemi di ordine pubblico, a poi l'intera comunità che porterà il peso di questo tipo di problema. A un certo punto non posso girare per strada perché la miseria è diventata tale che la gente è costretta a fare il ladro, il delinquente. No, mi ricordo tanti anni fa che andai in Sudafrica e la gente era terrorizzata
da questo kidnapping, per cui rapimenti lampo, per cui ti fermavi al semaforo, ti puntavano una pistola a testa e ti portavano via, ti rubavano la macchina o ti portavano via la carta di credito. E tu non potevi fare assolutamente nulla. E allora, quando la situazione diventa così drammatica, è lo Stato, che gli piaccia o meno, si deve fare carico della questione. Quindi il problema comunque inizia a porsi seriamente. Allora, i soggetti che adesso andiamo a intervistare sono soggetti, diciamo, che se lo pongono da un punto di vista filantropico. Non sono contro lo sviluppo industriale, lo sviluppo tecnologico, questi socialisti utopisti in un certo senso, però hanno a cuore comunque quella che è la condizione degli operai. Cioè, una cosa non esclude l'altra. Perché poi vedremo che il socialismo scientifico di Marx ed Engels, il marxismo previamente detto, quello no. Quello vuole distruggere il sistema e rivoluzionarlo. Questi non sono per la rivoluzione, non sono contro il sistema sic et semplicita, sono per umanizzare il sistema, però sono gli eredi di quell'ottimismo dell'epoca illuministica, per cui viva il progresso, viva le macchine, viva l'espansione industriale, ma attenzione, ci sono dei problemi che dobbiamo affrontare, di cui ci dobbiamo fare carico. Non ci sono solo luci, ci sono anche ombre. Il sistema va riformato. Per Marx il sistema non va riformato, va abbattuto. Va abbattuto e va completamente rivoluzionato. La proprietà privata va tolta di mezzo. Il sistema è in qualche maniera corrotto, ma non è un giudizio morale quello di Marx, è un giudizio, come vedremo poi, di tipo storico, storicistico, insomma, no? Cioè, è necessario che dopo la rivoluzione borghese, che ha soppiantato l'ancien regime, ci sia in futuro, la storia va in quella direzione, una rivoluzione che porterà al potere il proletariato e creerà una società senza classi, quindi persone assolutamente uguali. E questo processo storico è un processo necessario ed è basato su leggi economiche ineluttabili, per così dire, poi ve lo dirò. Qui invece no, l'idea è diversa, questi sono invece dei progressisti che accettano comunque, entro certi limiti, le basi dello sviluppo industriale, tecnologico, quindi di quel modello di società, ma ritengono di dover apportare dei correttivi. E mossi da una sorta di filantropia, filantropismo, per così dire, umanismo filantropico, ma capite che è diverso. Capite l'atteggiamento è diverso. Quello del rivoluzionario, per cui il padrone delle ferriere è un nemico, che va abbattuto e il sistema va ribaltato, e quello che invece magari è lui stesso un padrone o dialoga con il padrone delle ferriere prendendosi cura in maniera filantropica, caritatevole, poi può essere una carità più o meno pelosa, ben inteso, oppure può essere fatta con le migliori intenzioni, per cui soccorriamo la singola persona, alleviamo il dolore della singola persona. Diverso invece è cambiamo tutto, ribaltiamo dalle fondamenta e quindi a lei, che è la proprietaria delle ferriere, togliamo la proprietà delle ferriere e le ferriere, l'industria del ferro, le ferriere si chiamavano, le ferriere diventano proprietà comune, ma insomma. Nel Settecento era prevalso l'ottimismo. Certo, la natura umana è quella che è, e non si può immaginare che gli uomini siano animati da buone intenzioni, ma pur facendo ognuno i propri interessi, avrebbero creato naturalmente un ordine spontaneo che si sarebbe poi tradotto in volontà generale. Adam Smith, è vero, ognuno fa i suoi interessi, siamo egoisti, ma insomma, diciamo che la natura è benevola, è madre, non è matrigna. Per cui, anche se ciascuno di noi segue il suo interesse, tutto sommato, complessivamente, è l'intera comunità che ne beneficia, grazie a quella mano invisibile di cui diceva Adam Smith, no? Così avviene, dopo tutto, anche nel mondo animale. I castori, per esempio, costruiscono ciascuno la propria tana con le relative dighe, ma proprio in questo modo contribuiscono alla regolazione idrica del fiume. Allora, questo esempio qui, per cui ogni castoro costruisce la propria tana, alla fine queste tane vengono costruite una vicino all'altra, si crea una diga che regola il flusso idrico del fiume. Un esempio, insomma, che credo che faccia lo stesso Adam Smith. Scusa? Le prime ferrovie sono private, sì. Le prime ferrovie sono private, alcune vengono statalizzate successivamente
E poi, diciamo, dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dipende dal paese, adesso sto generalizzando al massimo, diventano dello Stato. Le FS sono ferrovie dello Stato, anche se adesso alcune tratte sono state privatizzate, vedrete che sempre più si andrà a privatizzare. E poi, o comunque posso prendere quelle che furono le ferrovie dello Stato e farle a partecipazione privata, no? Le quote in borsa e quindi anche tu diventi in parte proprietaria delle ferrovie dello Stato. Ma tu dici oggi? Allora, dalla fine dell'Unione Sovietica, oggi, quindi negli ultimi 35 anni, qua sono passati più di 30 anni, la parola d'ordine è stato privatizziamo, privatizziamo, privatizziamo. Oggi siamo arrivati alla fine del processo, è tutto privato. Manca pro forma da privatizzare la scuola pubblica. Ma i privati stanno entrando anche nella scuola pubblica e manca la sanità, ma anche la sanità pubblica di fatto è stata, come dire, dimidiata, è stata smembrata, fatta a pezzi. Insomma, ancora esistono gli ospedali pubblici, ma di fatto dobbiamo ricorrere al privato. Quindi sì, diciamo che la privatizzazione è stata a termine. Quindi si è partito da un'epoca, all'inizio dell'Ottocento, fine del Settecento, in cui lo Stato sociale era totalmente inesistente. Quindi lo Stato si occupava solo dell'ordine pubblico, della politica estera, ecco, non certo di prendersi cura dei problemi socio-economici dei cittadini, se non in misura molto ristretta. E poi si è andato progressivamente nel corso del Novecento verso una statalizzazione sempre più marcata, anche e soprattutto grazie ai movimenti socialisti e poi alla rivoluzione russa, alla rivoluzione bolscevica, no? Che è diventata, come dire, pietra miliare nella storia del Novecento, che ci piaccia o meno, ha fatto scuola anche da questa parte. E poi, dalla fine dell'Unione Sovietica, oggi la tendenza è stata quella di ritornare alla situazione pre-socialista, diciamo così. Certo, non hanno ancora distrutto tutto, e non è semplice distruggere tutto da un giorno all'altro, ma insomma, sono andati abbastanza avanti. Allora, il primo personaggio che troviamo è questo Robert Owen, 1771-1858, figlio di un artigiano, perché Malthus, Smith erano, diciamo, personaggi decisamente altolocati, quindi loro producono una determinata visione di cui abbiamo parlato, perché hanno anche queste origini familiari. Il problema di Owen non era il limite futuro dello sviluppo, ma la tragedia in atto. Quindi, vedi, loro non hanno questo, non ha problema, non mette in discussione il sistema, mette in discussione però la ricaduta odierna a lui contemporanea sulla povera gente. Quindi la tragedia è in atto, che va corretta, bisogna prendere le contromisure. La disgregazione culturale e sociale che la crescita economica comportava. In questo senso, capite, il discorso socialismo utopistico, filantropia, significa questo. Cioè, questo fondamentalmente è un umanista che si rende conto non solo delle condizioni terribili dal punto di vista economico, no? Le piaghe dell'alcolismo, la prostituzione, eccetera, eccetera, ma si rende conto anche del fatto che la piaga fondamentale riguarda le condizioni culturali e sociali delle persone. In campagna avevano una loro visione del mondo, determinati bioritmi, determinati standard di vita, determinati valori, la famiglia, per esempio, la solidarietà tra di loro, e presi e spostati in città, quindi allontanati da quei ritmi naturali che l'avevano fatta da padroni per secoli e sui quali si basavano quelle abitudini di vita valoriali e importanti, no? Della famiglia, del soccorso reciproco, clanico e così via. Ecco, quel tipo di disgregazione provocato dai nuovi ritmi di lavoro e dall'industrializzazione stavano provocando dei danni terribili, ai quali si aggiungevano poi i danni oggettivi della malnutrizione, dei salari insufficienti, delle condizioni di vita, antigieniche, le malattie, immaginatevi. Al limite, qualunque prezzo si può pagare col sostegno di un sistema culturale fatto di solidarietà, di valori, di credenze che permettono di dare un senso a quello che avviene. Allora, vedete in che senso va, in che direzione va la sua operazione?
Cioè, non prendiamo di mira il sistema in sé per sé. Il sistema va anche bene, va bene lo sviluppo, però dobbiamo affiancare allo sviluppo industriale e tecnologico un sostegno di tipo culturale, creare nuovi valori, stabilire nuove forme di solidarietà, di credenze, che permettono comunque di dare un senso a quello che avviene, perché capite? E qual è la cosa fondamentale? La cosa fondamentale, poi torniamo sempre al solito discorso, la religione. La religione. Cioè, la religione mi consente di sopportare delle cose che altrimenti non sarei in grado minimamente di sopportare. Quindi nuovi valori, nuove credenze. E infatti, per esempio, Marx, quando parlerà di religione, parlerà di oppio dei popoli. Cioè, per Owen la religione può essere un utile correttivo. Cioè, questa gente fa una vita miserabile, ma entro certi limiti è ineliminabile questo fattore. Possiamo provare a migliorare la loro vita in termini economici, ma poi fondamentalmente possiamo provare a ridare nuovi valori a questa gente che è stata strapiantata dai luoghi d'origine. Quindi creare nuove forme di solidarietà, nuove istituzioni, ma una parrocchia cittadina piuttosto che una parrocchia di campagna, nuovi ritmi di vita, per dare senso e significato alla vita. È un'esigenza che gli esseri umani hanno da sempre. Cioè, capite che, pensateci un attimo, cioè, la cosa più terribile che ci può capitare è senza dubbio quella di rimanere improvvisamente senza sostentamento economico adeguato, Eleonora, no? Però quella cosa lì non è così terribile, o è altrettanto terribile quanto la sensazione di essere presi, sbattuti in un altro sistema. Cioè, pensate allo shock culturale che deve affrontare un emigrato. E Dio non la voglia che qualcuno di voi non sia costretto. Un emigrato che non sia costretto o tolto collo a diventare emigrato, perché un conto sono io, che sono io a sceglierlo, un conto che sono costretto a sceglierlo. E allora, se io mi ritrovo improvvisamente proiettato da solo, oppure con la famiglia appresso, con la valigia di cartone, in una realtà completamente estranea, una lingua che non capisco, abitudini, stili di vita, devo ricominciare tutto da capo. Cioè, io penso che la cosa più terribile per un essere umano, poi ci sono esseri umani un po' più intraprendenti, un po' più dotati, ma queste sono persone umili, ignoranti, ma pure noi lo siamo, tutto sommato, no? Cioè, prendere la vita di una persona e sconvolgerla dall'oggi al domani in maniera catastrofica, quindi non hai più punti di riferimento. Quello parla una lingua diversa dalla tua, non solo e non tanto, perché quello parla inglese e tu parli italiano se sei un emigrante, ma quello che dice, l'universo di valori, di parole, di significati, di segnali, non ti appartiene. E fai una fatica terribile. Cioè, voi pensate alla fatica che fate per cercare di capire qualcosa a scuola a volte. Pensate a questa fatica, non volta alla scuola, ma volta, perché poi la vita è una scuola, no? Cioè, a un certo punto tu lascia perdere la scuola, okay? Che è una buona occasione. Tu vieni presa, catapultata in quella realtà e devi sopravvivere. Quindi devi trovare un lavoro, devi mettere d'accordo il pranzo con la cena, devi trovarti un'abitazione, devi convivere con i vicini, devi affrontare una serie di burocrazie, eccetera, eccetera. Pensa che fatica per imparare tutte quelle cose. Pensa che fatica relazionarti con la gente, soprattutto quando i tuoi interlocutori a volte sono, e spesso e volentieri sono, ostili, tirannici, o ti guardano come un animale da sfruttare. Immaginatevi questo strazio. Allora Owen è su questo che vuole intervenire, vorrebbe intervenire, creare nuove dimensioni più umane. Ciò che si stava verificando, nota, era la distruzione dei sistemi tradizionali di vita e di comprensione del mondo. In passato l'economia era sempre stata solo un aspetto dei rapporti sociali, governati soprattutto da regole morali. Quindi vivevi e morivi secondo un ordine, a volte duro e spietato, ma era l'ordine del mondo al quale tu appartenevi. Era Dio che ti mandava le malattie e ti prendevi le malattie. Ma capite qual è la differenza? Cioè, la vita è quello che è, nel bene e nel male. Più nel male che nel bene, se parliamo di povera gente. Qual è la differenza fondamentale?
è che tu quella disgrazia sei più o meno in grado di inquadrarla in un sistema di valori, soffri di meno. Il cadavere del parente, assistito, ripulito, vegliato dalla comunità, con le donne che piangono, che fanno i loro rituali e la preghiera e le frasi di circostanza, alle quali però la gente crede in qualche maniera, no? E Dio l'ha chiamato a sé, è diventato un angioletto, se si tratta di un bambino, terribile. Ma riconoscersi in quel quadro di valori, di atti linguistici, di credenze, è quello che in qualche maniera ti dà la forza di andare avanti. Se viene qualcuno e ti dice, guarda, tutto questo non ha senso, e io te lo dico ad ogni piesso spinto, non è che te lo dico espressamente, ma ti inserisco in un contesto in cui queste cose qui non hanno più valore. Capite? Quanto più si soffre, cioè la vita è sofferenza. Noi abbiamo la possibilità di attenuare questa sofferenza o per via giustamente materiale, e questo in primis è importante indubbiamente, condizioni igieniche migliori, medicine e a Dio piacendo tutti gli altri ritrovati che la tecnologia ci mette anche a disposizione. Però poi abbiamo anche bisogno di un quadro di riferimento, di valori. Altrimenti, se abbiamo un sacco di cose materiali, noi stiamo perdendo pure quelle, ma non abbiamo valori, non abbiamo punti di riferimento, e cadiamo in una situazione che conosciamo tutti quanti bene, si chiama nichilismo, si chiama depressione, si chiama disperazione, si chiama tante altre cose diverse. Capite? C'è anche una società molto opulenta, che però non ti fornisca quel quadro di riferimento valoriale per dare senso e significato alla tua vita. È una società comunque incompleta, una società devastata. Se poi uniamo la miseria economica alla mancanza, allo sradicamento del punto valoriale, peggio ancora. Era quello che stava osservando Owen. In questo senso è un socialista utopista. L'utopia è questo mondo che lui immagina, corretto, in cui alla rivoluzione industriale si affianchi anche una qualche rivoluzione in senso culturale, per così dire, sociale e culturale. Ora, questa economia morale si perdeva definitivamente, cioè quelle che erano le credenze passate. Gli uomini venivano privati delle loro radici e sprofondavano oltre che nella povertà, e vabbè, la povertà c'era sempre stata, anche nella criminalità, nell'alcolismo, nella degradazione. Le città devastate dalla miseria e dall'abbrutimento, dal colera e dalla tubercolosi, crescevano come agglomerati senza storia, senza anima, senza ceti medi. Sapete, l'anonimato delle grandi città è una cosa terribile, l'anonimato. Tutte le strade una uguale all'altra. Non c'è nessun punto di riferimento, non c'è il campanile. Avete presente? Magari qualcuno di voi vuole fare l'architetto, chi lo sa. Le città di oggi sono città, per alcuni versi, oscene, perché mancano dell'anima della città, quella rinascimentale, medievale, no? Il borgo natio. Per cui ti senti, io per esempio non mi sento a casa mia da nessuna parte. Sapete, una volta ci si sentiva a casa propria perché si vedeva il campanile della chiesa dove era stato battezzato tuo figlio, tu, i tuoi nonni, tutti erano stati battezzati là. Ci si sentiva parte di qualcosa. Quelle colline erano familiari. Quella terra lì era familiare, era quella degli avi. Lì c'era seppellito tuo nonno, tuo bisnonno. C'era tutta una continuità. È quello che prova Alessandra quando ritorna, no, nel Borgo Natio. Ha un significato particolare. Le città, soprattutto le periferie, sono assolutamente anonime, alienanti, non ti senti mai a casa tua, tutte case una uguale all'altra, con una serie di individui i quali non hanno un volto, ma alla pena dici buongiorno e buonasera a quello che ti sta davanti, e con i quali non hai rapporti umani veri, cioè te ne torni a casa e tornartene a casa è solo per recuperare le forze, per tornare il giorno dopo a lavorare. Questo è quel fenomeno di alienazione che poi Marx studierà in maniera ancora più approfondita, ma Owen si sta già ponendo il problema in questi termini.